Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Quark. Oggi tratteremo diversi argomenti e cominceremo con uno in particolare, Nule. Sebbene oramai tutti siano a conoscenza del fatto che i paesi del centro Sardegna siano in via di estinzione, questo fenomeno di spopolamento, purtroppo, sta continuando ad aumentare spropositatamente. Il crollo della popolazione ha come fonte la crisi economica e la conseguenza è stata che oggi esistono sul nostro pianeta città di milioni di abitanti, ma soprattutto un miliardo di problemi aggiuntivi. In questa prima parte del programma cercheremo di vedere il paesaggio di Nule dall'alto, per così dire. Per capire la genesi di questo piccolo paesaggio del centro Sardegna, la sua società, intervisteremo un esperto che mostrerà gli sviluppi, le nuove professioni, ma al tempo stesso illustrerà la vita economica del paese, del turismo, del lavoro e dei lavoratori. Andiamo quindi a vedere anzitutto la storia di questo favoloso paradiso chiamato Nule. Ci sono dei luoghi che sembrano davvero essere stati scolpiti dalla storia per raccontare delle vicende destinate a non essere più dimenticate. Uno di questi luoghi si trova proprio qui, in Sardegna, nel bel mezzo dell'oceano. È Nule. Nule è il nome di un antico paese costruito in un luogo davvero incredibile, in cima a una montagna che svetta 650 metri di altitudine sulle distese del Mar Mediterraneo. I paesaggi e i rilievi sembrano immobili da secoli, siamo ai margini dell'oceano. È un luogo dal fascino particolare, pieno di antiche leggende. Si narra infatti che l'elettricità sia presente da millenni, ed è per questo spiegato il motivo per cui i pali della luce rimangano costantemente accesi. Ma perché costruire un paese proprio qui, in questa montagna? Per capirlo bisogna andare molto indietro nel tempo e leggere antichissime pagine di storia. In effetti Nule era già frequentata nel quinto millennio avanti Cristo, ma è solo a partire dal 37-31 avanti Cristo, sotto il regno di Zoan il Grande, che assume una grande importanza. È stato infatti lui a voler costruire una residenza fortificata in questo luogo favoloso. Giovanni il Grande e il poco noto è stato il sovrano dell'antichità che ha costruito, realizzato gli edifici e monumenti di qualunque altro oceano. E qui su questa rocca ha compiuto un vero e proprio capolavoro. Gli scavi dei pastori, compiuti fin dagli anni 60, hanno evidenziato tante delle strutture di questa chiesa. Alcune davvero belle, come questa, vedete, i restauratori hanno ricreato l'effetto degli affreschi. Ma le domande che ci poniamo noi oggi sono: dove sono andati a finire i restauratori che hanno compiuto questo lavoro negli anni 60? Risponderemo a tutte queste domande nella prossima puntata. Arrivederci. Il problema oggi è di sapere dove potrà spostarsi ulteriormente il modo di vestire, dal momento che le grandi marche dei vestiti hanno già fatto il pieno. Dove andare? Beh, non è certamente nei paesi che si potrebbe trasmettere il cambiamento. Abbiamo tutti presenti fotografie del passato che mostravano stuole di sarte curve a cucire. E sappiamo che oggi bastano poche persone a gestire delle macchine
che fanno la stessa cosa, anzi meglio, a velocità altissima. Andiamo quindi a vedere come si vertono a nulla. Buonasera e benvenuti in questo nuovo servizio. Dovete sapere che, a causa della scarsità di mezzi, la domanda vestiaria nulese è rimasta saldamente ancorata al 2003. L'abbigliamento risponde alle necessità fisiologiche della popolazione. Il paesano moderno necessita di giostrarsi tra le nuove tecnologie e la pastorizia. Tra i primi jeans del 1989 e le tecnologie del 2017, la media è proprio il 2003. Ai piedi un paio di Hogan, destinate a tutti i suoli. Dalla muratura a secco al suolo campagnolo, cosparso di sterco di pecora, fino ai marciapiedi unti di birra e urina. Utilizzabili in tutti i periodi dell'anno, e in certi casi praticamente tutto l'anno. Proprio per garantire la migliore versatilità climatica, il paesano fa uso di jeans e pantaloni di velluto finemente filtrati da anni di utilizzo. Le spore che si liberano dalla stoffa consumata vanno a costituire un composto del carbonio altamente volatile, che è responsabile della fermentazione accelerata della birra nulese, che può quindi essere venduta a meno della metà del prezzo. L'alto tasso di alcolizzazione degli altri individui maschi ha costretto il paesano, che deve difendere l'ovile e la prole, a sviluppare nei secoli quei tratti genetici utilizzati da alcune specie di insetti per intimorire gli animali più grossi, il colletto alzato. Questo speciale ornamento viene indossato all'inizio della pubertà e viene inaugurato il giorno del primo sparo a un cartello stradale col fucile del babbo. Proprio la presenza di polvere da sparo negli incroci costringe il paesano ad evitare di far crescere una capigliatura per evitare così l'accensione di incendi spontanei. Si ricorre dunque alla rasatura completa del capo, che più o meno si rifà alla stessa sacralità della circoncisione ebraica. L'abbigliamento femminile ha come unica variante l'utilizzo di giubbotti di piuma, per ammortizzare le vibrazioni derivanti dalle pronunce delle esce, che altrimenti genererebbero sollecitazioni eccessive. Inoltre il giubbotto è perfettamente aderente agli interni delle Alfa 147 o Volkswagen Golf dei loro fidanzati. Ad oggi il cambiamento non colpisce solo l'abbigliamento, ma le giovani idee. Qualcuno è andato a vedere, per esempio, i mezzi di trasporto del passato. Ebbene, delle 500 macchine Renault che nel 67 trasportavano maggior parte del paese, 40 anni dopo ne erano rimaste solo 34. È quella che gli esperti chiamano la distruzione creativa, cioè l'uscita di scena di attività vecchie e obsolete e l'ingresso di quelle vincenti, cosa che è successa con Alfa Romeo e Volkswagen oggi, ma che accadrà con altre aziende in futuro. Andiamo a vedere il servizio che ho compiuto. Guardate questa macchina, sembra un Alfa 147 come tutte le altre, invece è una macchina molto speciale. Guardiamola all'interno. E qui c'è una sorpresa, perché è un'auto che si guida tutta da sola, senza nessuno al volante. È un'auto che può circolare normalmente, perché rallenta, accelera quando necessario, si ferma agli stop e frena quando si avvicina troppo alla Golf che la precede. Ed ecco alcune delle immagini riprese dall'interno dell'auto. E vediamo che l'auto se ne va da sola, a velocità normale, rispettando i semafori e dando anche la precedenza. Insomma, fa tutto quello che fa una normale Alfa 147, con un guidatore,
seguendo il normale tracciato di Via Roma. In tutto il mondo si stanno progettando auto di questo tipo e questa è stata realizzata dall'associazione Maria Bambina di Lourdes, che è uno dei gruppi folk più all'avanguardia del coche. Pensate che già nel 2010 quattro di queste Golf hanno effettuato il primo viaggio intercontinentale, andando da Lule a Shanghai. Nel luglio scorso a Lule è stato effettuato il primo test al mondo di guida automatica in paese, dentro il traffico paesano, e una parte del percorso è stata realizzata senza alcuno al volante. Una cosa davvero straordinaria. Ora siamo proprio entrati all'interno di Via Escalzoso, alla sede del gruppo Folco. Ma come fa una macchina ad andare in giro da sola senza guidatore? Che tipo di strumentazione utilizza? Beh, lo faremo spiegare dal professore Francisco Manca, che è qui, nel gruppo Folco di Lule, e da più di 20 anni si occupa della progettazione di questo tipo di veicoli. Buongiorno professore. Buonasera. Allora, come funziona? Per quanto riguarda il tragitto, abbiamo installato delle mappe un po' più sofisticate delle mappe satellitari tradizionali. Per quanto riguarda gli ostacoli, abbiamo installato dei sensori che permettono al veicolo di individuare colletti alzati, organ, jeans a distanza di 100 metri. Ma queste telecamere riconoscono anche i tornei di burra. Questo è un punto importante. Riconoscono la murra, riconoscono chi sta vincendo a murra. Per esempio i pedoni, i baroni. Ad esempio i pedoni, i baroni e quelli che esultano. E fanno in modo che l'auto li schivi. E inoltre sulle telecamere sono memorizzati i volti di tutti i nulesi, in modo che se il volto di un pedone non è riconosciuto, loro lo localizzano e lo cumbidano. Senta, allora, parliamo un po' degli utilizzi, poi di questa... Che futuro avrà? Come lo... Ma sicuramente questo è il metodo per aumentare il turismo del centro Sardegna. Questo sarà un modo di cercare di ripopolarlo. Veicoli che aumentano le vendite delle Hogan. E la sicurezza? Saranno sicuramente molto più sicuri dei veicoli guidati manualmente, perché il guidatore non si distrae. Abbiamo un guidatore che non beve e knusa. E stiamo seguendo dei progetti per aumentare l'alcolismo. Senta, al di là degli utilizzi normali dell'automobile, questo sistema poi all'ulusto ad altri tipi di veicoli, a tantissimi tipi di veicoli, ad esempio i veicoli per agricoltura. Avere un trattore che automaticamente fa lavoro nel campo per 24 ore può portare a un aumento della produzione e quindi alla fine della crisi economica. Buonasera Bustina e Tumasra. Buonasera. Allora stasera parleremo del gioco della morra. Ma la morra che si gioca in Sardegna è veramente di considerevole popolarità. Un classico. Allora, lei ce la spiega. Intanto, vediamo per cominciare questo video. Qui vediamo dei ragazzi che usano le mani e usano delle parole. In realtà non sono semplici parole, ma cos'è? Sono dei numeri che vengono lanciati dai giocatori attraverso l'uso delle mani. Questo gioco consiste nell'indovinare la somma dei numeri lanciati, urlandola durante il lancio. Se un giocatore è Binkede, è autorizzato a passare al prossimo avversario, con un meccanismo di estrazione non troppo specificato. In caso di sconfitta, come vediamo, è autorizzato ad insultare solo il concorrente vincitore. La gara è presieduta da uno stretto cerchio di comparse, di cui uno, il più silenzioso, si occupa dell'arbitraggio. Questo gioco è praticato in vari paesi, non solo a Lule. Dai tornei di sostilleri si arriva fino a manifestazioni internazionali, posti dove c'è bisogno di avere manifestazioni di questo tipo. È un premio molto costoso. Ma circa 1.000 euro a gara, e ne sono stati fatti a migliaia, Lampu. E si gioca fin da piccoli. A Gerri Gisese. Certamente si gioca fin da piccoli, ma avviene un lungo processo di insegnamento da parte dei babbi, che quando sospizzano sono abbastanza bravo,
lo sponano nelle gare, un po' come si fa con il colletto alzato, ecco. A sparare! Esattamente, si ha il medesimo processo con la differenza appunto dello sparo. Ecco, vediamo questo spizzino di benestuzie e bastata che esce che si aggana su Zogu, e nient'altro. Ma i nulesi sono noti per la pronuncia particolare. Nulle fu fondata da alcune nobili popolazioni anglosassoni che mischiarono lingua e costumi con i lugodoresi e i barbaricini. Questo ha comportato che alcune parole sarde conservino la pronuncia in inglese, ad esempio il TH e il buzzieri o in tazzari con l'utilizzo della parola ello come chiusura di discorsi. Come ci si comporta? L'ambivalente espressività fonetica ha influenzato i comportamenti stessi dei paesani. I pavimenti nulesi, a causa della pronuncia della TH, sono scomparsi dalle seppiatte. Dunque, i giovani paesani hanno assunto fin da piccoli un particolare tipo di deambulazione motoria, che gli consente di mantenere l'equilibrio, usando in un certo senso la stessa versatilità bipeda dell'Homo erectus. Spesso questo tipo di camminata, risaltata dalla forma dei jeans consumati, è scambiato per intimidatorio, mentre nella maggior parte dei casi si risolve tutto in una combinata del suo scompare, se diciamo, no? E per quanto riguarda invece gli studi dell'uso della Z come principale lettera del dialetto nulese, questo Zinnogo ha passato l'intera vita a ricercare le origini di questo modo di parlare caratterizzante, senza trovare un briciolo di verità, ma acquisendo comunque popolarità in paese, per l'invenzione di proverbi e il commercio di oggetti particolari. Carità si scrive come te zogare che non si sperzuzzo, come te la sudizzu, o zerzozza, e zero zogo. Questo era un proverbio. Eh sì, perché è proprio basato su quello che è il modo di parlare dei nulesi, non del tutto parole a vanvera. Ci sono tanti che, convinti del suo zio, allora comprano per esempio braccialetti che urlano zeo, che permettono di migliorare le prestazioni dialettali e che sono semplicemente un pezzo di gomma con un adesivo, ma costano tantissimo. Pure quelli che comprano le New Balance, Sergio Tacchini, Reebok o Bata al posto delle Hogan e si illudono di poter competere con il paesano, ma falliscono. Quindi la presenza di questo mercato nero a nulla va certamente eliminata al più presto. Ringrazio Bustianino Masera per la grande disponibilità e Francesco Manca per avermi permesso una bella esperienza. E per aver reso questo capolavoro possibile, ringrazio Pina Rasta. Vi saluto quindi e arrivederci alla prossima puntata.